Visto che siamo qui di fronte a questo sole che si chiama Sol Sud dai capelli al vento. Negli anni 90 ho fatto il primo sole e tutti hanno detto che era eccezionale, che era bellissimo, era. Da allora adesso ne ho fatti altri e sono arrivata a questa conclusione. Quindi io penso che ogni giorno che passa io devo fare meglio e di più per prepararmi al grande avvenimento. Il grande avvenimento è la possibilità di arrivare o solo intravedere la luce dell'eternità e l'immensità dell'universo e dell'arte. Ma Ainolfi, Il Sole e altre storie è una mostra che abbiamo fortemente voluto per far vedere un po' il lunghissimo percorso di Ainolfi, artista importante perché è stato credibile in due momenti storici molto diversi. Negli anni 70, nella lunga stagione della morte dell'arte, quando il concetto aveva la prevalenza rispetto al manufatto, rispetto alle pratiche pittoriche, scultoree. E poi le opere a partire dal 1979-80, che qui sono rappresentate da alcuni pezzi forti e tra l'altro da uno nuovissimo della produzione di Mainolfi, che rappresentano invece il momento appunto del ritorno ad un'arte tattile, se vogliamo. Chiaramente un artista, o perlomeno io, che intendo diventare artista, attraverso questi mezzi intendo anche elevarmi spiritualmente e poeticamente. Ecco, intendo attraverso questo uso continuo di imparare o di fare questo mestiere, un giorno di poter volare. C'è una serie fotografica molto interessante, datata 1976, rosso. Sono una serie fotografica che mostra per la prima volta qui a Molfetta e si arriva fino appunto al Sol Sud. Sol Sud dai capelli al vento è un'opera ultimata negli ultimissimi giorni, che era stata pensata e realizzata soltanto il mese scorso, rimodulata qui a Molfetta con i raggi che si conficcano nelle millenarie pareti del Torrione Passeri. E questo sole, insomma, rappresenta anche un po' quello che Mainolfi ha tentato e continua a tentare di raccontarci da sempre, sin dagli esordi, con l'elemento natura che è sempre presente nel suo lavoro
e che rappresenta l'invincibile lotta dell'uomo per tenersi vivo. E questi raggi che un po' prendono le direzioni più disparate, che racchiudono anche un po' tutte le storie evocate nel titolo. La materia di cui è fatto è il ferro, ferro arrugginito, che anche questo simbolicamente sta a rappresentare una stratificazione e storica e climatica e materica. Il mio è un tentativo di recuperare tutte le migliori azioni creative del passato e continuarle oggi all'infinito. Queste arpie sono anche un po', se vogliamo, le forze avverse che si interpongono sempre sul cammino dell'uomo e che vengono esorcizzate anche grazie all'arte e al lavoro. Per quelli che volano è un'altra opera che allo stesso tempo è fortemente concettuale, ma è esattamente il contrario del concettuale freddo della vittoria del pensiero, anzi è assolutamente un concentrato puro di lirismo. Quelli che volano, che se vogliamo sono al tempo stesso quelli che non ci sono più, e al tempo stesso ci piace pensare che siano anche quelli che volano alto rispetto alle bassezze del quotidiano. E l'insegnamento, se vogliamo dire così, di Luigi Mainolfi è che fondamentalmente bisogna essere visionari e intraprendenti, tentare questa scalata al cielo, anche con un lavoro quotidiano, se vogliamo, nell'umiltà delle ripetizioni, delle piccole vittorie quotidiane. E il lavoro di Luigi Mainolfi imbriglia l'invincibile solitudine di stare al mondo. Io intendo imparare a camminare con le mie possibilità. Intendo indagare l'arte proprio per un senso reale e per un senso eccezionale